Salve a tutti ragazzi, io sono Mickey Mouse e benvenuti in questo nuovo episodio di House Flipper! Ragazzi, una piccola premessa prima di incominciare questo magnifico video, ovviamente. Gradirei che nei commenti non scriviate più "vieni a visitare il mio canale, per favore supportami" e poi avete 6.000 iscritti, quindi per favore ragazzi. E io ne ho solo 28, quindi ecco, iscrivetevi. Oh, quindi preferirei 100 volte meglio un commento che appunto è un consiglio, oppure siamo, non lo so, un consiglio di una serie, un consiglio tecnico, qualcosa del genere, ecco. Comunque, ora basta parlare e mettiamoci subito al lavoro. Nello scorso episodio avevamo completato tutta la casa. Ecco, guardate che studio bellissimo, camera da letto, il bagno ed ecco qui poi il salotto, ragazzi. Voilà, lo stavamo completando e questo che faremo oggi più con qualche altra missioncina molto molto bella. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete ancora che io porti House Flipper, così ce lo completiamo ragazzi tutte le missioncine, che ce ne sono un sacco, soprattutto del giardinaggio. E ragazzi, però sapete cosa? Ci metterei almeno una parete, ecco, tre pareti divisorie. Voilà, giusto così chiudono la cucina, ecco. Un attimo che le dipingo. Voilà ragazzi, direi perfetto. Posizioniamo un bel doppio forno da cucina, possibilmente non così, però. Ok, perfetto, un bel doppio forno che io metterei qui in un angolino. Sì, eccovi qui ritrovati. Cioè, per voi sono passati pochissimi secondi, a me più o meno 20 minuti per arredare tutta la cucina. Beh, devo dire che comunque è un aspetto leggermente diverso a prima, proprio perché insomma, vedete, ho introdotto nuove cose come il forno, i fornelli, la macchina del caffè, un frigo abbastanza piccolo, lì un frighetto per i vini e qui un tavolo. Direi che è abbastanza semplice come cucina. Niente di che, il tavolo potevo metterlo anche così, però non lo so, per ora lo tengo così ragazzi, poi casomai consigliate nei commenti. Va bene, ora passiamo al salotto. Allora togliamo queste prese qua perché no. Okay. Allora qui mettiamo il solito termosifone. La TV purtroppo non la possiamo fare più grande, no. Va bene, una TV, vediamo cosa trasmettono. Ok, va bene, questo programma. Sotto posizioniamoci un bel camino, anzi mettiamolo ancora un po' più alta. Ok, allora qui ci sta un bel divano gigante.
ragazzi, ecco qui il salotto finito, lampadari provvisori, diciamo, non ho, vi ho messo niente qui dietro e mi ero accorto che il divano era fin troppo grande e quindi l'ho sostituito con questo più piccolo. Comunque si è fatta notte, per voi sono passati pochissimi secondi, ma per me no. Ok, spegniamo tutto, ecco qui. Posso gridare a gran voce, casa completata, finalmente. Fiu! Oh, guardate qui. Si è fatta notte. Ma che dire? Lavoro completato. Casomai rimarrà il giardino. Togliamo lo stucco che ormai non ci serve più. Ma lo faremo con calma. Però ora, che dire? Prima di salutarci, facciamoci qualche missioncina. Ecco qui, ho lasciato le missioni un po' più corpose. Però io mi sono scocciato ora di stare dentro. Basta, voglio uscire fuori. Quindi facciamo una missione di giardinaggio. Vai, rimuoviamo le erbacce. Ok, abbiamo ottenuto il falciaerba, ecco perché non potevo tagliare niente. E guardatelo qui. Vai, sfalciamo tutto. Ok, tutta questa erbetta fuori, fuori dai piedi. Bello che hanno scritto aiola, non aiuola. Va bene, ma noi non ci interessa. Disegniamo un rotolo d'erba. Perfetto. È rimasto solo questo pezzettino, ma ce la possiamo fare. Voilà, completata. Andiamo avanti, perfetto. Dobbiamo vendere anche questo. Hai vendi tutto e anche qui per il nostro caro rotolo. Voilà, completato ragazzi. Però prima di andarcene dobbiamo falciare un bel po' di roba ancora. Guardate qui, signore, che bella piscinetta. Come si tratta bene. E noi qui a sgobbare. Va bene, lavoro completato al 93%. Mi sta bene così. Andiamo. Quante ne abbiamo sbloccate? Beh, mi piace lavorare all'aperto, ragazzi. Dai, ci facciamo l'ultima e poi ci salutiamo. Ok, sbloccata l'ascia. Sì, perché ragazzi, in questa missione dovremmo abbattere qualche alberello. Sono un po' ingombranti. Va bene. Oh mio Dio, eccola qui la nostra ascia. Vai, colpiamolo. Mi dispiace, albero, non volevo, però purtroppo. Comunque, la signorina in buone mani. Non si preoccupi, signorina, in 4 e 4 8 questo giardiniere muscoloso vi abbatterà tutto l'albero. Ok, ops. Sì. Va bene. Ragazzi, ma che ci vogliamo fare? Questo è il mio potere da giardiniere muscoloso. Cade di nuovo, per favore non cadere. Oh, bene, ha sfondato una recinzione, ma non fa niente. Perfetto, abbiamo tolto tutti gli alberi. Dobbiamo lavorare solo su questa zona. E dobbiamo posizionarci uno stagno oblungo. Non lo so, facciamolo di colore normale, cioè. Ok, allora facciamo che sto stagnetto si trova più o meno qui, dai. Ok, posizioniamolo qui. Oh mio, vai, scava con la nostra pala. La velocità è incredibile che... Guardate, stiamo scavando questa buca. Cioè, proprio incredibile. Già fatto. Cioè, che vai, chiudi, perfetto. Cioè, ragazzi, veramente, tutto fosse così incredibile. Ok. Dai, riempilo, ce la possiamo fare. Cioè, io direi perfetto, ragazzi. Ordino al 100%. Cioè, non c'è niente. Quindi, beh, la signora si dovrebbe abbellire un po' la casa. Andiamo. In questo episodio mi ha fatto un sacco di cose. Scrivetemi nei commenti se ne volete un altro. E allora noi a questo punto ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ragazzi.